Ciao a tutti, bentornati sul canale da me, Giusy. Se vi va, iscrivetevi al canale e lasciate un like e commentate. Oggi andiamo a spacchettare il calendario di Catrice. Ovviamente sapete che è un calendario da ricomporre, e quindi nelle bustine, le sorpresine, diciamo, il make-up che c'è all'interno è stato inserito da una mia amica di nome Antonella. Allora, è difficilissimo farvi vedere la scatola perché praticamente le bustine dentro non ci stanno più una volta inseriti i prodotti. Ecco qua, è praticamente, come vedete, è un po' diverso rispetto a quello che si vede in giro. Ecco perché l'ho comprato. Allora, intanto che vi parlo su Douglas, costa 39,90 euro. Io l'ho preso lì, però ho usufruito dello sconto del 20%, era uno sconto SMS. Allora, andiamo ad aprire, cioè, sono in ordine, giuro. E vi faccio vedere un attimino le bustine. Allora, le bustine sono di due colori, arancio, con questa scritta Happy Holiday, Catrice, e proprio color carta, con una ghirlanda e la scritta Catrice. Allora, iniziamo a spacchettare. Io spero che davvero non mi abbia fatto scherzi, rideva, non so perché ridesse, perché dice che si è trovata in difficoltà e dice che ci sono delle cose nuove, boh, non, vedremo. Allora, questa è la numero 1. Vediamo che cosa ha infilato nella bustina numero 1. Vediamo se mi conosce bene, perché lei sa come sono fatta, più o meno, che cosa preferisco che si metta prima e che si metta dopo. Allora, nella bustina, adesso lancerò le bustine, il mio solito. Nella bustina numero 1 ha inserito uno smalto tutto glitterato. Allora, non vedo la colorazione, credo sia una full size, si chiama probabilmente la linea Gold. È un, come vedete, è un smaltino brillantinato, è un rosso, ma credo che sia un malva più che un rosso, però dico, eccolo qua, secondo me ci sta. Proviamo a metterlo qua senza combinare disastri. Bustina numero 2, praticamente lei ha fatto una bustina di un colore, la busta è un altro colore. Allora, questa è la numero 2. Vediamo cosa ha pensato di mettere. Ok, allora nella bustina numero 2 ha inserito un primer, viso. Idratante, quindi un primer viso idratante, quindi va bene. Grazie Antonella, hai fatto bene. Cioè, dico grazie, l'ho comprato io, cioè, va bene. Però l'ha ricomposto lei. E bustina numero 3, bella, mi piace questo arancione, cioè, mi piace un casino questa bustina arancione. Ne è avanzata una di bustina arancione, probabilmente l'hanno inserita apposta. Cioè, è difficile da staccare questo coso, potevi metterlo un po' più. Allora, vabbè, c'è un altro primer, credo ci fosse anche nel calendario l'altro che è in giro di Catrice. È praticamente quel primer, oggi sto parlando, vabbè, quel primer che va a coprire le zone rosse, quindi i rossori del viso. Quindi in inverno ci sta, dico. Non è molto inclusivo, però dico, bastava metterne uno, a mio avviso, di primer. Però va bene. Bustina numero 4, 4 dicembre. Che cosa avrà messo? No, vabbè. Cioè, potevi mettere tutti insieme, li ha messi. Allora, ha messo praticamente, ha inserito un primer per gli occhi. È un primer liquido, ovviamente, per il make-up occhi. Quindi credo che non dovremo più trovare. Oddio, non voglio parlare troppo presto. Numero 5, 5 dicembre, bustina arancio. Che bello questo arancio, però mi piace un casino. Questa è grossa. Credo che a me questa non piaccia, questa cosa qua. Allora, dice che in un minuto, con questa che loro dicono essere
adatta per tutti i tipi di pelle. Non è un correttore fondamentalmente, ma quello è. Va a correggere tutte le imperfezioni. Quindi va messo dopo il fondotinta, ma io non mi fido tanto. Quindi allora va provata, perché potrebbe anche essere, non lo so, adatta a tutti i tipi di pelle. Queste cose, su queste cose io dico, se non le provo non ci credo, perché fondamentalmente è molto colorata, quindi non so se si può adattare a tutti i tipi di incarnato. Oh, la 6 è quasi aperta. Allora, 6, enorme la numero 6. Nella bustina numero 6. No, c'è un pennello in una custodia. Ah, ma allora è un pennello per il fondotinta. Allora, io qualcosa ho visto, ma questo pennello non l'avevo visto, giuro. Perché purtroppo ai lati, al lato qua, questo lato qua c'è tutto lo spoiler. Allora, è un pennello di quelli triangolari per applicare il fondotinta. Ora, io non uso i pennelli per applicare il fondotinta, quindi non lo so, va lavato e provato sul viso. Cioè, nel senso che non vorrei fare delle recensioni che non mi competono in questo caso, perché veramente ne ho uno e l'ho usato pochissime volte. Però dico, secondo me ci sta. Probabilmente è la prima volta che troviamo un pennello fondotinta, però non vorrei dire inesattezze. Bustina numero 7, 7 dicembre. Tanto che è infilato. Vabbè, è una palette, ve lo dico subito. Cioè, vi faccio lo spoiler perché lo tocco, cioè si sente. Io voglio vedere dove sono queste cose nuove, però. Okay. Allora, è una palettina nella colorazione nude. Proviamo ad aprirla sempre se stanno volando le bustine, ma fa niente. Non si apre, raga. Ok. Eccola qua. Dico, a me non fa impazzire, dico è un nude che volevi trovare, questi sono i colori nude. Allora, apprezzo che comunque i rettangolini sono abbastanza larghi da poter prelevare il prodotto. No, però voglio dire, ci sono dei colori, alcuni colori mi piacciono. Va bene, sì, si può fare un make-up, si può creare. Numero 8. Faccio una cosa minuscola. No, è un mascara brown, ancora peggio. È un mascara per le sopracciglia, due passate, dice che è semipermanente, ma è brown, cioè è marrone. Io non mi fido perché dico, ci sono anche, c'è gente che è color platino, quindi queste cose io non le metterei, non mi piacciono. Allora, numero 9. Spero di non aver saltato niente, che veramente anche questa è una cosa piccola. Sta di matita. È una matita occhi. Bene. Allora, prima matita occhi. Andiamo a fare lo swatchino. Vediamo se c'è la colorazione. Allora, è un malva. Sì, colorazione malva. Questa mi piace. Bene, sono contenta. Bustina numero 10, 10 dicembre. Vediamo un po' che cosa ha messo. Cioè, se tanto mi dà tanto, se mi conosce, doveva mettere qualcosa di. Ecco, sì, ha messo un altro prodotto labbra che ovviamente non deve volare. Questo però è un plumping gel lipstick nella colorazione malva, non lo so, credo sia un malva 110. Questo qua è il pack. Andiamo a fare lo swatch a fianco della matita. Sì, dai, questo sì. Cioè, dico, può piacere o non può piacere, però per quanto riguarda i rossetti è chiaro che non c'è un'altra cosa grande, quindi posso immaginare che cosa ci sia. Numero 11, 11 dicembre. Eh,
C'è l'altra palettina matte. Ok. dicembre. Non c'è niente, è leggero. C'è qualcosa, però è leggerissima. Allora. Ops. Una ripetizione, che bello. Ovviamente immagino sia Plump Jelly Lipstick, colorazione numero 100. Raga, non c'è altro tranne che il numero. Lo vado a swatchare a fianco all'altro. Sembrerebbe un malva e lo è. Mi piace. Scusate se lancio. 13 dicembre. No, c'è qualcosa di simile. Non è proprio uguale. Ah, no, è un lip balm. Ma è colorato. Molto colorato. Vediamo un po'. Troppo colorato. Cioè, dico, si può usare per uscire. Cioè, al posto del rossetto, e comunque è un lip balm colorato. Però dico, ci sta, dico, meglio di avere il mascara per le sopracciglia colorato. 14 dicembre. Oh, vabbè. Eccolo qua, un altro prodottino viso. Vediamo un po'. Matte Love. Probabilmente la linea lipstick pen, vabbè, ok, voglio vedere la colorazione se c'è scritto. C'è scritta la colorazione? Ci sei? No, raga, non la vedo. No, c'è. Si chiama Tomato Red. C'è pomodoro rosso 020. Andiamo a fare lo swatchino. Allora, eccola qua. Secondo me questa bella. A fianco del lip balm, bella, cioè no, vabbè, questa sì, mi piace. No, vabbè, i prodotti labbra sono veramente top per quanto mi riguarda. Poi, ovviamente, come dico io, 14, 15 dicembre, eccola qua. E ovviamente ho fatto una color carta e una color arancione. Queste arancioni sono bellissime. C'è una cosa. Allora, c'è un altro smalto, ma Dio santo, meno male che non ci sono tutti gli smalti che ci sono nell'altro calendario di cui ho visto i video degli altri. Allora, è chiarissimo, c'è scritto Morta in Nude, ma non vedo la colorazione. Non so se questa è la colorazione o è comunque la linea. Eccolo qua, è un rosino, credo, non lo so. Allora, numero 16 è aperta praticamente, cioè le attaccate bene. Allora, 16 dicembre. Antonio, che fatto? Che combina? Madonna, che c'è? No, vabbè. Fermi. Allora, io negli spoiler, questo non l'avevo notato. C'è una palettina occhi piccola. Nostalgic Dreamer. La sto aprendo, raga. Scusate se non sto nell'inquadratura, ma è bellissima. Cioè, questa è bella. No, vabbè. Credo che Catrice abbia capito che lì c'erano troppi smalti. Meno male che non l'ho comprato. Infatti, ho fatto proprio. Cioè, ne parlavano malino e mi sono andata a vedere i video. 17 dicembre, bustina arancio. C'è la matita? No, no. No, vabbè, mi sta piacendo tantissimo sto calendario, tranne questo affare qua, di cui non ho capito se è un correttore o cosa, cioè lo devo provare. E vabbè, il mascara per le sopracciglia bocciato, perché sinceramente per me, non so neanche per me se potrebbe andare bene. Allora, questo è 040 Rose Romantic. Allora, andiamo ad aprirlo. Ve lo swatcho qua. No, vabbè, dai.
No, 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 i prodotti Labbra sono veramente belli. E anche la palette, la palettina occhi, le palettine occhi. Cioè, fino ad ora dico nude, vabbè, quelle due grandi, quella piccolina, bene. E, top anche che cosa? Anche il, devo dire, il pennè. Mi sa che c'è, non vorrei dire. Allora, la 18. Allora, ho già sentito la consistenza, è uguale a quella. Che bello, eccola qua. Si chiama Exotic Travel. Apriamola. Non ci sono specchie, però ci sono dei puntini. Ah, questa sicuramente è più natalizia che ha questo colore qua. Ma ci sono questi tre puntini qua che non mi piacciono. Perché ci sono questi tre puntini? Comunque, queste palettine sono bellissime. I prodotti Labbra, idem. Prodotti occhi, idem. 19. Scusate, adesso controllo. Un rossetto, un mascara. Mascara o rossetto, una cosa del genere. No, ovviamente non è che tu le cose le indovini. Cioè, quando mai? Cos'era? 19 dicembre, sì, 19 dicembre. Mi ero dimenticata di dire 19 dicembre. Lipstick liquid, che non vado a swatchare, raga, perdonatemi. Nella colorazione 070 malva. Quindi è un malva, è uguale a quello di prima, però ovviamente questo è liquido, quindi va a dare un po' più di luminosità. Praticamente sono aperte, cioè potevi mettere meglio lo vabbè, numero 20. In realtà ho fatto fatica ad infilarli qua. Un'altra palette, ragazzi. No, vabbè. No, ma non è una palette. No, vabbè. È un 3 in 1. Cioè, praticamente lo vado ad aprire. Contouring, bronzer e illuminante. Lo scotch, nelle altre non c'era lo scotch. Pur qua. Allora, può piacere o non può piacere, ma sinceramente questo è un bel lavoro. Non abbiamo swatchato però le palettine occhi e neanche questa qua. No, vabbè. 21 arancio. Qui devono iniziare le gioie. C'è più gioie. Oddio, fin qua mi sta piacendo un casino. Altri prodotti Labbra, credo. Non penso mi abbia messo smaltini al 21, perché altrimenti la vado a prendere appena torno dal lavoro. C'è della skin care, c'è scritto Catrice, non c'è scritto niente. Scusate, vado a leggere. È un prodotto in edizione limitata. È una maschera notte, night, per la notte, per le labbra. No, raga. Ovviamente non sappiamo se è valida o meno, però c'è un prodotto in edizione limitata. Maschera Labbra in edizione limitata per la notte, night. Ok, 22. È pesantissima 22. È fissante? Vabbè, allora 22. Color carta, cioè mamma va. Color carta è bellissimo, però c'è questa ghirlanda carina. Raga, io ve lo faccio vedere, poi vediamo. Non è uno spray fissante, scusate. Allora, è una lozione, un misto per il corpo e per i capelli. All'arancia e alla lavanda, calmante, rilassante. Scusate, io voglio sentire l'odore, cioè non è un fissante. No, vabbè, a chi piace più che arancia, direi pompelmo o comunque limone. A chi piace questa profum la profumazione agrumata è meravigliosa. Cioè, io sui capelli non la metterò, ma sul corpo sì, perché a me piace questa. Madonna, raga, cioè, a me piace questo tipo di profumazione, ve lo dico subito. Se non vi piace il limone, queste cose qua, il cedro, arance e gli agrumi, no. Se vi piacciono, è meravigliosa. 23.
Quindi qua ci dovrebbe essere una gioia. Cioè, già questa mi è piaciuta. Cioè, nelle ultime caselle ha messo le edizioni limitate. C'è questa. Mi sa di qualcosa di. Allora, c'è scritto all'esterno, c'è scritto anche in italiano: pennello per illuminante, per polveri. Giuro che hanno scritto così. Quindi c'è un pennello per le polveri illuminanti, per l'illuminante. Allora, è questo. Apprezziamo, però mi pare un po' grande, cioè per le piccole zone no. Per le zone più grandi, sì. Sapone di Marsiglia, lavare e provare. Allora, l'ultima bustina, la 24. Dico perché non me l'hai messa di color arancione la 24? Vabbè. E qui ci dovrebbe essere una cipria, qualcosa. Spero non sia un fondotinta, perché altrimenti. Allora. È un illuminante. Allora, è in edizione limitata nella colorazione C01, può essere, non lo so, comunque è in edizione limitata Advance Calendar, è una polvere illuminante. Allora, il pack è questo qua. No, vabbè. Mi è piaciuto questo calendario, tranne quei prodotti di cui ho detto prima. Andiamo a fare uno swatchino, vediamo se illumini di immenso. Dove lo facciamo adesso? Nell'altra mano. Ah no, vabbè. Adesso io non so che cosa vedete, ma io vedo che mi piace. Eccolo qua. Allora, a me questo calendario è piaciuto, tranne qualche scivolone tipo il mascara occhi, vabbè, questa qua che non ho capito se veramente può essere adatto per tutti, come detto qua, e basta. E questo qua che magari per i rossori, il secondo primer, potevano farne a meno, però dico, a me il calendario è piaciuto. Ciao, a presto, un abbraccio, ciao ciao.